stato un grande successo. E tu sei tornato? Mostra Josh l'immagine a statua umanoide che ha abilmente scattato. Che voce? Sì, è questa, non c'è dubbio. È uguale all'immagine raffigurata sul frammento. Ti ringrazio, signor Spadaccino. Guardando questa immagine, risulta evidente che le statue disegnate sul frammento rappresentano delle persone. Delle persone, vabbè. Questa è una scoperta sensazionale. In altre parole, significa che delle persone abitavano sottosuolo. Se continuiamo le ricerche, troveremo altre prove. Ora non c'è tempo da perdere, devo tornare alle mie ricerche, ma prima vorrei farti un regalo per ringraziarti l'aiuto. Si tratta di reperti della civiltà Zonau, rinvenuti durante le ricerche nel sottosuolo. Reperti. È un minerale che chiami reperto. Reperto sono reperti archeologici. Tipo quello che ha trovato lei è un reperto, ma sembra emanare uno strano potere, così ho pensato che potesse trattarsi di una qualche forma di energia. Forse ti saranno utili mentre cerchi la principessa Zelda. Portali con te. Con il tuo aiuto ho scoperto che quel frammento era in realtà la chiave per sbloccare uno dei misteri del sottosuolo. Per prima cosa cercherò in mezzo agli oggetti rinvenuti nel sottosuolo per vedere se ci sono altri frammenti. Roveli, signor Spadaccino. Grazie per avermi aiutata nella ricerca. Ma cos'è che ha? Sulla schiena, uno zaino un po' strano. Allora, andiamo a fare questo e poi torniamo là. Come dicevamo, facciamo così che liberiamo un po' di puntine da usare per altri. Arriverà. Facebook ormai girano immagini di esperimenti strani, a parte alcune cose un po' volgari anche, ma era ovvio che alcuni si sarebbero dati a cose un po' assurde con i nuovi poteri. Non ti metto una cosa, non lo so, è un mio pensiero. Il fatto che ci vogliono dare una bardatura per trascinare qualcosa col cavallo non è che ha a che fare anche con questa roba qua. Non è che dobbiamo caricare il materiale e portarlo in giro? Cioè, è diventato Death Stranding, magari. Visto che ormai stanno facendo un po' un crossover, che tra l'altro io sono sempre stato estremamente favorevole ai crossover. È una cosa che invece, è una pratica che invece non tendono a non seguire, soprattutto i più grandi, perché vogliono andare sempre sul sicuro, no? Vogliono fare prodotti uguali perché dico, ok, se ha venduto quello là, venderà anche questo. Però questo chiaramente congela il mercato, ma soprattutto anche il progresso nel mondo videoludico. La cosa migliore invece è fare i crossover. Piuttosto, io non sono mai stato favorevole alle, non so, 200 ore di cose tutte ripetitive, piuttosto preferisco 50, ma innovative, non dico per forza geniali, ma sta arrivando, non si è mai mosso. Eppure non dice che non può venire. Abbiamo fatto prima arrivare a piedi. Cos'è, una versione nuova al posto dei teschi?
Oh, per ora è abbastanza riconoscibile. I rule, dico. Siamo due. Lezione di lancio. Questo è un sacrario in cui viene purificato il male antico. Tu che visiti il sacrario, segui i nostri consigli. Prendi bene la mira, poi lancia il materiale. Cioè, devo lanciargli. Altri tipi di attacco non hanno effetto qui, non dimenticarlo. Comunque, ok, questi qua, qui proprio qui sono. Sono tutorial praticamente, alcuni di questi. Iniziano ad essere un po' tante queste cose qua. Ero un po' distratto quando l'ho detto. Invece è prima questo, ma poi questo. Ah, ok. Molto bene. Benissimo. Lancia materiale verso il nemico senza farti confondere dai suoi movimenti. Quindi prima questo, però sì, invece di lanciare l'arma si seleziona il coso. Ehi. Hai potenziato tutte le tecniche, puoi accedere all'area più interna, tutte le tecniche, sembra che me ne abbia 10. Vabbè, tutto qua. E io proprio non ci ho prestato granché attenzione. Allora, prendiamoci. Ah, beh, pare che c'è la scala qua. Spada di Zonanio. Lascia giù questa. Fatto che dice è verde, ma non. Ok, 6. Ah, beh. Poi stavo parlando con un mio amico che anche lui sta giocando, mi ha raccontato un attimino dei suoi esperimenti, perché gli ho chiesto come aveva fatto lui risolvere dove c'era il binario rotto, no? Lui dice che l'ha fatto come avevo fatto io, come stavo facendo la prima volta io, col gancio e con l'asse sotto, che però non si muoveva. Quindi, boh, lo prendo sulla parola. Però mi ha detto anche che ha attaccato il carrello allo scudo e poi ha fatto la cosa del, no, quella del tipo il surf, con lo snowboard, no? Cioè praticamente cos'è che è X più A, no? Poi dice che ha messo anche i barili esplosivi attaccati allo scudo, che io ho detto, ma scusa, ma salti in aria anche tu. Lui ha detto che se ti protegge, cioè, se alzi lo scudo e i nemici attaccano lo scudo, esplodono solo loro. Magari proviamo a fare una prova, ma sono un po' scettico, perché di solito quelle cose lì hanno un raggio d'azione, quindi mi sembra strano che non influisca su di te. E adesso torniamo allo stallaggio e chiamiamo appunto
Bianchino. Faccio un forziere. Queste cose io le ho evitate parecchio nel primo. Sono solo queste. Però non facciamo niente. Cos'è sta roba? Sasso rock fortificato. Non gli faccio niente. Sto beccando in testa, ma... Ma curiosità. Ma riesco a smontarlo a pezzi questo, no? Allora, vediamo un attimo. Vediamo quello da 5. Allora là, eccolo là. E là. Cioè, faccia la fortuna. Appena eliminate tutti, roccia in faccia. Oh, perfetto. Comunque bisogna cercare di salire lì. Su di lui, bisogna vedere se riusciamo in qualche modo. Veramente di frecce ne abbiamo un bel po' stavolta. Ah, non l'ha colpito in testa. Comunque questo qui valeva la pena di vederlo. Se mi fai lo scherzo come prima, però vediamo un attimo intorno a lui. Lo facciamo salire. Solito discorso quando si abbassa lui. Questo è più grande del solito, questo qua. Intanto volano i critici, per quello che probabilmente riesce. Ok, adesso tirami di nuovo. Ci ha provato, eh. Ma non è possibile. Un cecchino, eh. In qualunque caso fa 4 di... cioè 3... sì. Mi sa che dobbiamo rimandare. Ragazzi, ci becchiamo, c'è sto qui un minuto a tirare giù gli altri e lui ci secca fuori in un colpo, non mi piace come cosa. Vabbè, abbiamo visto che esiste anche questa cosa. Questo mi sa chi è? Quello di ciliegio. Qua prendiamoli che sono utili. Un cecchino proprio nell'altro non... ti beccava se era molto vicino, per esempio. Vediamo. Ah, un Gerudo. Ehi, ma guarda che bel voi. Incontrarci in un posto simile significa che sei il mio voi del destino. Beh, mi piacerebbe che fosse così, ma si vede, sai, dalla tua espressione, tu non sei in cerca di un incontro romantico, peccato. Tuttavia, in un posto così magico, riesco a credere che anch'io troverò il voi giusto per me. Anzi, ti dirò, c'è una diceria a proposito dei ciliegi. Sembra che una strana creatura chiamata Satori sia avvistata a volte nei loro paraggi. Io non l'ho mai vista, mi piacerebbe scoprire l'aspetto A. Ho
Ma se devo dire che ama la frutta, forse avrei fatto bene a portarne un po'. Abrio carota. Ah, qua? Ma sarà il corogu? Che c'è? Lord? Cioè, lo possiamo trovare in questi posti? Ovunque. Questo non sembra neanche tanto distante. A parte il fatto che c'è di mezzo. Adesso abbiamo nemici volanti. Allora, qua per forza bisogna andare. Cerco mio amico anche qua. Che guaio, che avrei mai immaginato che avrei perso di vista mio amico. A quanto pare ha mandato un segnale di fumo, ok. Andiamo a attaccarci qua. Ho capito, io non mi fido per niente. Ma questa cos'è, una bomba? Questo lo trasformiamo in un bombardiere. Se cade in acqua, cosa succede? Ma questo cosa roba è? Sembra un missile. Facciamo una cosa un attimo. Proviamo a colpirlo. Sarà meglio che lo colpivo contro con un limite. E quindi adesso cos'è? È sparito per sempre? Non so, qui l'unico modo per portarlo là, a meno che non farlo a piedi fino là, è probabilmente appunto volando, ma io ancora non ho capito un metodo sensato per usare quello a fare qua. Puzzolo, ti ho fatto male. Non lo so, boh. Per me affoghiamo miseramente. Dovrei forse guardarmi una guida per sicurezza. Abbiamo già visto che tanto non parte. Sollevo un po' e provo.
non ha una forza, era meglio un razzo. Ascolta, ti ci porto a piedi, va? Mollati. Guarda che è un casino. Non si può attaccare sul cavallo. Ponte Orsed. Va bene così. Ok. Tu se ne guadagnino due in un colpo. Purtroppo l'aliante lì, boh. Vediamo che cosa c'è dentro là. Abbiamo ancora le frecce bomba, eh? Scusa, perché mi fa vedere gli scudi? Di solito quando usi l'arco ti fa vedere le frecce, non gli scudi. È perché abbiamo solo un tipo di frecce? Serve avere il colpo triplo come Forbidden West. Ma no, ma perdi, ma che mi servono? Ah, ecco, sembrava, non sembrava un scarafaggio. No, sito. Per forza questo. Cioè tu questa cosa per la pietrafocaia. Proviamo a fare un'altra cosa invece. Tutto qua. Le miserite. Il problema è che dà l'impressione quasi che magari qui sotto ci possa essere qualcosa. Nel senso che magari si sblocca. Un'apertura, per esempio, no? Che il colore sia la lumeserita, ma mi sembra strano. Oppure ci sta indicando questo? Che in fondo è imparentato, diciamo. Può essere che il motivo era questo. Allora, in teoria dovrebbe risultare sulla mappa, no? Quindi
Voglio morire di nuovo dal cecchino. È data con la V. Ok, pozzo, pozzo, quindi è, sì, è rotondo. Rotta. L'obiettivo allora è... dice per due. L'obiettivo allora forse è apposta il Rob Spettro lì. Quindi l'abbiamo fatto, mentre invece l'altra là alla fine non ho capito qual era. Ah, si sono spaventate tutte. Guarda che c'è un coso. Questo dai, ci sarà un Korogu qua. No. Vabbè dai, abbiamo fatto un attimo di esplorazione, c'è qualcosa là anche che gira, sembra che abbiamo una... Ah, è un forziere, un forziere. Non è che era questo che volevo indicare. Insomma. Lasciamolo lì, ma non mi convince. Può essere che adesso a questo punto. Boh, spero che rimangano segnati in realtà. Dai, facciamo un teletrasporto e andiamo avanti. Ok, rientro in quella grotta lì. A me non, boh, non mi è parso di vederlo. Potremmo riguardare. Tanto entriamo dal retro, no? Dove ci sono i due cosi giganti. Sembra che dia l'ingresso e l'uscita. E probabilmente se lo facciamo sparisce, anzi, sì, sparisce. Allora lo chiamiamo Bianchino. Allora, in teoria per forza c'è. Perché l'aveva detto il tipo fuori, quindi... Oh, non so, non cieco io. C'è anche là in fondo. Allora qua. Ok, dobbiamo poi trovare qual è lo scopo di questi emblemi. Lì c'è un fiore bomba. Ok, era proprio qua l'inizio. Allora qua saliamo. Stiamo appena la testata contro la parete. Ah, 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 ah. Cioè, sono due? Perché qua è rimasto, eh.